Ma siamo una grande squadra e la prestazione di oggi ci deve dare ancora più fiducia, ancora più convinzione, perché è chiaro che la Juventus è partita meglio di noi, è altrettanto chiaro che abbiamo regalato un gol agli avversari su situazioni che dobbiamo assolutamente interpretare diversamente, perché sono errori troppo gravi da commettere per i nostri livelli, ma poi la squadra ha giocato per tutta la partita, ha giocato contro un avversario forte, quindi ci sta di soffrire, ci sta di concedere qualcosa, ma la cosa importante è che abbiamo provato attraverso il gioco e l'intensità fino alla fine di vincere la partita, questa è la cosa importante. Poi ci chiediamo perché poi magari quando affrontiamo avversari europei soffriamo un po' i ritmi, soffriamo un po' l'intensità, 48 minuti di gioco effettivo sono troppo pochi, poi dopo sicuramente devono migliorare i nostri atteggiamenti sul campo, le proteste, rimanere per terra meno, qualche fischio in meno, però troppe, permettetemi, chiacchiere sul campo per... Si gioca, se 48 sono troppo poche, ma io parlo per lo spettacolo, per i tifosi che vengono allo stadio, e bisogna trovare un rimedio, perché poi, ripeto, dopo incontriamo delle difficoltà oggettive, perché non siamo abituati poi a giocare tanti minuti con questa intensità. Adesso arriva il difficile, perché dopo una settimana così delicata, importante dal punto di vista anche del prestigio degli avversari, quindi mi riferisco a Lazio, Liverpool la prima volta in Champions per tanti di noi, stasera Juve, adesso vengono le due partite difficili e qui dovremo dimostrare di essere diventati una grande squadra, perché quelle saranno le partite che saranno più difficili da vincere, saranno più difficili da affrontare. Era una settimana molto lunga con due grandi partite, ma penso che oggi abbiamo iniziato un po' male, ma dopo siamo rientrati bene e questo pareggio alla fine penso che è un bene risultato, perché siamo a Torino e non a casa. Il tiro non è bene se non fa gol, ma sì, ho visto che tu hai la palla, quando l'azione è così devo andare forte e vado, appena vengo. Io ho pensato un po', ma dopo Cecchini ha fatto un... Sì, il portiere era forte, ma posso e devo fare gol in questa situazione. Noi lavoriamo per essere forti in tutte le partite. Se tu vuoi fare qualcosa di bene in questo campionato, tu devi essere forte con tutte le squadre. Allora... Domani subito andiamo a lavorare bene l'allenamento per essere pronti per mercoledì e per tutte le partite che arrivano.